Siamo alla festa della montagna e c'è da dire che nessuno, penso, nel circondario, nelle Marche, nell'Italia, nel mondo, sia capace di fare una cosa del genere. Quindi persone volontarie di paesi vicini, Piobbico, Secchiano, Serravalle, Pianello, Cantiano, si mettono insieme per fare una cosa così bella. Oggi ci sono tantissime persone, forse più di quante ce ne siano state nelle ultime edizioni, e solo per il bene del Monte Nerone, che noi tutti amiamo, e quindi siamo molto molto felici di questa bellissima cosa che è la festa della montagna. Bellissima atmosfera nello scenario magnifico di Monte Nerone, che è sicuramente uno dei luoghi più belli della nostra provincia. Oggi la giornata era splendida, una giornata mite, di sole pieno, con un afflusso di gente proveniente da tutta la provincia e oltre. C'è stato un colpo d'occhio veramente unico, un insieme di colori, di persone che si muovevano, che passeggiavano, che usufruivano di questo bellissimo scenario, di questo grandissimo patrimonio paesaggistico, naturalistico che è il Monte Nerone. Quindi una soddisfazione grandissima, un ringraziamento forte a tutti coloro che ogni anno si adoperano per questa manifestazione, giunta alla 15ª edizione. È sicuramente un luogo che in futuro è destinato ad essere sempre più meta di turisti, visitatori, passeggiatori, amanti degli sport all'aria aperta. È qui con me il vice sindaco Fabio Perfetti, che è un po' l'anima di questa festa, insieme a tutti i suoi collaboratori. Lo ringraziamo tutti per l'opera di valorizzazione in corso che sta facendo per questo bellissimo sito, per questo bellissimo luogo. Grazie al sindaco che mi dà un attimo la parola. È chiaro che io sono qui in maniera rappresentativa di tutti i ragazzi che comunque lavorano per la realizzazione di questa festa. È una festa che comunque coinvolge 5 proloco, coinvolge 3 comuni. I comuni coinvolti sono Apecchio, Piobbico e Cagli, mentre le proloco coinvolte sono Secchiano, Pianello, Serravalle, Apecchio e Piobbico. Quindi raccoglie un gruppo di ragazzi giovani che vogliono bene al nostro territorio. Con questa festa cosa vogliamo esprimere? Un concetto molto importante, che il Nerone è fondamentale per noi che viviamo in queste zone. Proviamo a svilupparlo, a promuoverlo. È chiaro che un'affluenza così giornaliera sarebbe un po' troppo, però in questa giornata diciamo che esistiamo e abbiamo delle problematiche per essere qui, però il nostro posto è veramente bello e sicuramente ha un potenziale turistico tutto da sviluppare. Quindi vorrei dire un grazie a tutti i ragazzi che in questi giorni si sono adoperati alla realizzazione di questa festa, che è una vetrina del Nerone per tutta la provincia, la regione e non solo. Ti stai divertendo a questa festa? Sì! Cosa hai fatto? Cosa hai visto di bello, di nuovo? Ho visto la parete d'arrampicata, quelli e ma tu? E da mangiare tutto. Ti sei arrampicato? Sì! Gli aquilonisti Euro di Gubbio, siamo stati invitati qui alla festa della montagna, sono ormai 6 o 7 anni che veniamo qui, ci fa molto piacere perché l'iniziativa è bellissima. Poi il vento è favorevole? Oggi diciamo per la prima volta è favorevole, anche se adesso c'è stato un calo di vento che ha tirato giù qualcuna delle nostre creature. Allora, l'associazione è nata nel 1994 e ha lo scopo di finalità sociali. E ha lo scopo di costruire aquiloni, prendere l'aquilone come pretesto per fare socialità. L'aquilonismo a Gubbio è nato appunto nel 1994 con una manifestazione che si chiama Ventomania, e ogni anno, la prima domenica di primavera, a Gubbio vengono aquilonisti un po' da tutto il mondo. E noi ricambiamo girando un po' tutto il mondo. Tra poco saremo impegnati in Malesia con una manifestazione molto bella a Bintulu. E siamo stati da poco in India e
con questa passione riusciamo a girare il mondo e a stare insieme, all'aria aperta, che è una cosa molto importante. Poi i bambini, ai bambini piace, abbiamo tirato su anche i nostri figli in mezzo agli aquiloni, quindi è un'iniziativa da consigliare a molti. Insomma, tutti vogliono arrampicare. Guarda i bambini che ci sono, stamattina avranno arrampicato almeno 500 bambini. È una sturba, guarda, non stacca un filo, è continuo. Beh, insomma, ancora devono provare. Tu lo sai, noi facciamo parte del gruppo Speleologico Urbinate, quindi abbiamo fatto parecchi progetti al Nerone. Non ultimo, non importante, è la carta di vulnerabilità degli acquiferi che trovi nel nostro stand, nella cupola geodetica, che individua quei punti dove tu butti giù un inquinante e quelli vanno ad inquinare la faglia acquifera, quindi è di fondamentale importanza. Ce l'ha commissionato la regione, quindi non è che l'abbiamo inventato noi. Siamo d'accordo, ci hanno aiutato l'università, sia d'Urbino che quella di Bologna. Paolo Forti, Tramontana, questa gente qui. E quindi è utile per la salute di tutti. Questo è utile per la salute di tutti e far sì che la gente prenda coscienza di non inquinare le acque, perché pensa che al Nerone le acque non si inquinano, il che non è vero. Si possono inquinarsi. Basta stare attenti. Basta stare attenti a questa carta, nei quadrati da 250 metri quadri ciascuno, in base al colore, c'è l'indice di pericolosità. Rosso è il massimo, verde si può fare, rosso non si può fare. Naturalmente si tratta di zone che sono situate in un'area di non facile fruizione, questo ci rendiamo conto, ma in parte dobbiamo anche dire che questa idea di essere in un luogo molto suggestivo dal punto di vista naturalistico, anche se non immediatamente accessibile, va visto non solo come un punto di debolezza ma come un punto anche di forza, perché è una caratteristica che lo connota in modo molto forte. Ovviamente c'è necessità di garantire, di offrire dei servizi che possano accostare, possano far sì che visitatori e turisti siano qui in maniera più massiccia, più importante, più numerosa. Allora, intanto degno di nota è il progetto che è già in corso di costruzione, già in corso di realizzazione, di ricostruzione del rifugio Corsini da parte delle Sciovie Montenerone. Siamo appena stati a vedere i primi tratti del nuovo lavoro, della nuova appunto ricostruzione dopo l'evento, dopo l'incendio di 2 anni fa. C'è un altro progetto che interessa la struttura della cupa, che anche questo è passato nell'ufficio tecnico comunale, anche questo è un'altra occasione, già funziona la struttura, ma è un'occasione di potenziamento e di maggior offerta turistica. Poi c'è il progetto della ciclovia dei Tremonti, che è legato al progetto della strategia nazionale delle aree interne, già finanziato con fondi concreti, che si appresta a partire. Sono tutte iniziative che tra loro debbono naturalmente valorizzarsi, sostenersi a vicenda. A Serravalle di Carda vi sono già delle strutture che funzionano e che non aspettano altro che ci sia un afflusso di turisti più costante durante tutto l'anno, perché è ovvio che in giornate come oggi queste strutture ne beneficiano in particolare, ma si tratta di occasioni di lavoro che purtroppo non sono continuative, sono piuttosto isolate. Ecco, noi dobbiamo lavorare, enti pubblici, privati, associazioni, istituzioni di vario livello, per far sì che si crei questo sistema che valorizzi al massimo, nel rispetto ovviamente delle sue caratteristiche ambientali, turistiche, paesaggistiche, nel rispetto di questo, ma che riesca ad offrire occasioni di turismo e di lavoro anche per tutte le nostre popolazioni. Ecco, questo è l'auspicio e questo è un obiettivo al quale si dovrà lavorare insieme, con impegno, serietà, come sempre deve essere.